Assessore Veri qui per presenziare al corso infermieristica che riparte qui alla ASL di Teramo. Sì, un giorno importante, si avvia un corso proprio di specializzazione, corso in infermieristica, importante per le professioni sanitarie perché è una richiesta che c'è da parte della nostra regione, da parte dell'assessorato alla sanità. Sappiamo che gli infermieri sono fondamentali, specialmente per il lavoro che stiamo portando avanti, che è quella della riorganizzazione della rete territoriale, che vedrà proprio partecipe, essere protagonisti spesso e volentieri le figure delle professioni sanitarie, in questo caso degli infermieri. Assessore, c'è la vicenda del reparto di senologia di Atri, una lettera da parte dei sindaci. Qual è la posizione della regione, chiaramente? La nostra posizione è che ogni paziente possa essere assistito in maniera di appropriatezza in termini di sicurezza. Questo è fondamentale, è la risposta che io do. Per poter avere degli interventi in sicurezza bisogna rispettare quelle che sono le norme, quelli che sono i regolamenti, e quindi il numero delle prestazioni deve essere un numero adeguato a quella che è poi un'efficacia e un'efficienza di una struttura. Liste d'attesa. Parlando di riorganizzazione, appunto si parla anche di liste d'attesa, adesso è stato varato questo piano di abbattimento, che cosa farà la Regione nei prossimi mesi? La Regione ha già, come voi sapete, avviato tutta una riorganizzazione per quanto riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa, ha dato mandato alle ARS di presentare un progetto, un programma. L'ARS di Teramo è stata la prima ad avviare questo percorso e quindi attraverso questa nuova riorganizzazione avremo di sicuro un abbattimento. Voi sapete che questa legge prevede anche dei fondi, fondi che aiutano nella riorganizzazione e danno la possibilità ad avere due linee di intervento, due CUP, un CUP di primo livello e uno di secondo livello, e quindi in questo caso io sono sicura che a breve termine riusciremo ad avere un abbattimento. Sugli ospedali, con questa riorganizzazione, con Giulianova che chiede l'ospedale di primo livello, con Teramo che insomma sta cercando anche di progettare insomma, un nuovo ospedale. Sì, noi presenteremo adesso, entro fine luglio, quella che è una riorganizzazione di una rete, così come ci è stato richiesto dal tavolo di monitoraggio. Quindi andremo ad apportare sia quelle modifiche, ma soprattutto quelle istanze che possano salvaguardare anche i presidi ospedalieri da un punto di vista del territorio e quindi di una sanità di prossimità sempre più vicino al paziente. Per quanto riguarda le strutture dell'ALS di Teramo, non ci sono state delle richieste specifiche e quindi nel nuovo piano sanitario 19-21 andremo ad analizzare bene quali saranno le identità degli presidi ospedalieri sia di Giulianova che di Sant'Omero, salvaguardando quello che loro fanno, ma soprattutto potendolo ampliare sempre di più. Sono salvi, ogni anno si parla di chiusure paventate di questi ospedali, Sant'Omero, Giulianova, anche Atri. Assolutamente non si parla di chiusura, ma si parla di rafforzare quello che viene svolto.